Non siate diaconi a ore, non siate funzionari, che il servizio scavi la vostra vita. Si viene ordinati diaconi per il bene della Chiesa e non per un semplice cammino di santità o per un proprio desiderio. Con queste parole di Papa Francesco, il vescovo Armando Trasarti ha dato il benvenuto a Gianluca Fratini, che sabato scorso, in Duomo a Fano, è stato ordinato diacono. Gianluca, nato ad Ancona il 5 agosto del 1974, è un fisioterapista in un noto centro di Senigallia e anche a Fano. Alla celebrazione eucaristica, che si è svolta nel rispetto delle norme Covid, hanno partecipato diversi fedeli, la moglie e i figli di Gianluca e una nutrita comunità di Bellocchi, parrocchia d'origine di Fratini. Allora, nasce da una vocazione, principalmente una vocazione. Io sono sposato da 20 anni con Emanuela e perciò la mia vocazione principale è stata il matrimonio e la famiglia. E poi c'è stata questa chiamata al servizio nella Chiesa. E c'è stata questa attrazione, diciamo, che verso la Chiesa, al servizio, e ho iniziato piano piano, anche un po' impaurito, e poi è iniziata la formazione, l'aiuto di mia moglie è stato molto importante e ho scoperto una Chiesa che sa accompagnarti e sa anche esaltare i carismi che hai, ecco, e fino a tutto il percorso che dura più o meno 6 anni. Alla fine della messa, il vescovo ha dato al neodiacono permanente nella diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola i seguenti compiti: prima di tutto la famiglia, poi la parrocchia di Bellocchi, l'ufficio liturgico diocesano come vice direttore, collaboratore di Casa Serena e la pastorale della salute. Ringrazio tutte le persone che sono venute alla mia ordinazione diaconale. E in particolar modo il vescovo Armando, che mi ha ordinato diacono, il mio parroco Don Giuseppe Cavoli, che in questi anni mi ha anche lui formato, mi ha dato spazio nella parrocchia e con la sua grande cultura, ecco. E poi tutta la comunità di Bellocchi, che porto nel cuore, perché mi ha donato tanto, sicuramente più di quello che ho donato io, e ringrazio a tutti.